caught in the crossfire. Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torno con un video che è una recensione di una serie TV. Dove sono? Sono all'Eur a Roma e la serie TV che voglio recensire è War of the Worlds, la guerra dei mondi. Attenzione, ci sono due War of the Worlds attualmente disponibili su Sky e Now TV. La prima è prodotta dalla BBC, sono tre puntate, è una miniserie che è stata trasmessa dalla F, però potete recuperarla sia sull'on demand di Sky, Sky Q, Sky Go, sia su Now TV. Quella che io voglio recensire è l'altra serie, World Wars, prodotta da Canal Plus, con protagonista tra gli altri Gabriel Byrne, uno tra i tanti grandi attori nell'altra serie, uno degli attori importanti che ha partecipato è stato Robert Carlyle, in questo caso Gabriel Byrne. E la trama è quella che conosciamo, una invasione aliena. Le dinamiche però sono un tantino diverse da quelle che siamo abituati a conoscere. Questa è una serie con ambientazione in parte in Gran Bretagna, in parte in Francia. Racconta la vita dei protagonisti dopo l'attacco degli alieni, un attacco canonico, classico di quelli raccontati nella guerra dei mondi, ovvero una scarica elettromagnetica che frigge sostanzialmente tutta quanta la tecnologia. Ma in questo caso, oltre a friggere tutta quanta la tecnologia, fa morire tutte quelle persone che non si sono messe al riparo, quindi rifugiandosi nel sottosuolo o in un bunker. Momento di questa scarica elettromagnetica, questo attacco alieno, c'è un viaggio nell'introspezione dei protagonisti, protagonisti sia dal versante francese sia dal versante anglosassone, sopravvissuti alla ricerca di familiari di altri sopravvissuti. È una miniserie di 8 puntate, ne sono già andate in onda 3. È molto interessante, soprattutto fino adesso, quelle pochissime volte che si sono visti gli alieni, perché fino adesso c'è stato un forte lavoro sui personaggi, sul pathos. Questo mi ha ricordato molto quello che è 8 giorni alla fine, di cui ho fatto la recensione. Il pericolo c'è, si avverte, ma non si vede costantemente. Quindi pathos, un thriller, anche un action, a me è piaciuto fino adesso, nutro delle alte aspettative, do una valutazione di 4,5, 4 stelle e mezzo su 5. Come ho detto, potete recuperare le puntate sia su Sky Go che su Now TV. A me è piaciuto, quindi ho alte aspettative per le prossime 5 puntate di questa serie, che è molto ma molto bella. E poi sono sempre di più, piccola considerazione personale, i grandi attori, come ho detto prima, Gabriel Byrne, Robert Carlyle nell'altro War of the Worlds, che si mettono al servizio di produzioni televisive. Va in onda ogni lunedì su Fox, e dategli un'opportunità, a me è piaciuto. Tra l'altro gli alieni sono dei, fino adesso visti, sono dei cani biomeccanici, quindi non la classica figura dei tripodi enormi, altro. Si vedono concretamente tra la fine della seconda puntata e la terza puntata, ma fino adesso non hanno quella struttura, quella immagine stereotipata di questi tripodi enormi. Sono dei cani biomeccanici, molto ma molto violenti. Io
vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete visto World of the Wars, anche l'altro, se l'avete visto, a cui do una valutazione un po' più bassa, non c'è particolarmente pathos. Visto che mi trovo, se dovessi dare una valutazione a quello della BBC, darei circa un 3 stelle su 5. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace. It's caught in the crossfire.